Amici sportivi, buonasera, ben ritrovati. Quest'oggi assisteremo ad un evento più unico che raro, perlomeno per me, per il luogo, il paese in cui vivo. In questa splendida struttura alla Uber Arena, che dopo visiteremo per bene, si sfideranno gli Eisbären Berlin, ovvero gli Orsi di Berlino. Questo è il loro logo, il simbolo della squadra. Qua vediamo lo store con alcuni tifosi contro i Tigers. Non mi chiedete da che città provengano, dopo farò delle dovute indagini e vi spiegherò qualcosa in più. Quindi adesso i tifosi sono mescolati insieme, quindi rosso-blu gli orsi della città di Berlino e bianco-azzurri, azzurri-blu le tigri. È una gara valevole per i playoff del campionato tedesco, quindi davvero molto sentito. Mi hanno detto lì in questo store, tra l'altro molto nutrito di persone, di merchandising, di materiale, che ci sarà del tifo, ci saranno gli ultras, le bandiere, quindi insomma sembrerebbe a tutti gli effetti essere un vero e proprio big match con tanto di annessi e connessi di tifo, di campanilismo. Quindi vediamo, è un'esperienza nuova, davvero lì per lì può sembrare di trovarsi in Canada. Ovviamente questo è un paese nordico, quindi ha una tradizione dal punto di vista dell'hockey. Siamo, tra l'altro, per far capire proprio anche la bellezza del luogo, qui dove ci sono le installazioni artistiche dove sorgeva il muro di Berlino, dove sorge il ponte, uno dei monumenti più importanti della città. Intravedete adesso un po' di installazioni di opere artistiche, c'è il fiume, c'è una bella giornata, c'è luce, c'era anche il sole fino a poco fa. Quindi davvero è stato così, un colpo di fortuna. Sono andato un attimino così a indagare con diretta e vari siti di partite. Ho visto che iniziava a esserci certo movimento, primi tifosi, sciarpe. Allora ho detto perché no? Tuffiamoci in questa nuova avventura. Tante volte le cose nascono così, fortuitamente, per caso. Quindi, ragazzi, stasera noi sosterremo gli Orsi di Berlino. Potremmo anche godere, me lo auguro, di una certa intensità sugli spalti, un calore inaspettato a livello di tifo. Poi, insomma, se dobbiamo parlare comunque di realtà più classiche come il calcio, c'è da dire che Berlino ha due tifoserie caldissime, come l'Hertha Berlino e l'Union di Berlino. La città è enorme, quindi ci sono anche tante persone ovviamente che popolano gli spalti, anche l'Alba Berlino, insomma la squadra di basket che milita da tanti anni in Eurolega, non ha un tifo caldissimo, però insomma ha una buona tradizione. Intanto vediamo che le persone continuano ad arrivare, vediamo già all'esterno qui dei cancelli dove ci sono queste fontane, già un folto, un nutrito gruppetto di persone in coda. Allora c'è da dire che questa Uber Arena, Mercedes Arena, davvero sembra un palazzetto bellissimo, davvero fa percepire un'aria di modernità, di tecnologia, insomma, davvero invita a entrare. Quindi già dal punto di vista proprio estetico, guardandolo da fuori, secondo me è tanta roba. Le iniziative più belle nascono proprio così. Quindi sciarpe degli Orsi alla mano, ovviamente noi oggi tiferemo per la squadra di casa, insomma, speriamo di assistere a una bella battaglia onesta sia in campo che sugli spalti. Da segnalare poi, oltre, vi ho già detto prima, la zona, insomma, che è bellissima, è circondata da localini, bar, birrerie, ristoranti, quindi insomma roba veramente di un certo livello, di una certa classe, che ricorda forse anche un po' il modello States proprio. C'è da dire che Berlino, insomma, è una città europea, una capitale europea, città molto all'avanguardia, quindi insomma sono realtà ben diverse dalle nostre, però quando si parla di eccellenze anche in campo europeo è sempre bello, poiché noi apparteniamo comunque tutti a questa Unione Europea nel bene e nel male. Amici, siamo all'interno del palazzetto dell'Arena, qui in fondo c'è un angolo, l'ennesimo del merchandising degli Orsi di Berlino. C'è un mare di gente, non mi aspettavo tutto questo caos. Qui altri punti vendita, sempre di merchandising, magliette, insomma cose per bambini, ombrelli, davvero tanta tanta gente che sta ammirando
affollando il palazzetto. Io salgo, ho il varco, diciamo, numero 402, quindi davvero anche molto grande, capiente. Certo, da fuori, dall'esterno, si vedeva che fosse molto grande, però vediamo qui da sopra. E ovviamente in fila ho avuto a che fare con il solito signore anziano tedesco scorbutico che mi diceva che insomma avrei dovuto mettermi in una posizione più corretta come fila e quant'altro. Vabbè, i soliti pignoli quando io poi comunque ero regolarmente in fila. Niente, adesso cercherò il mio varco, la mia entrata e poi inizierà lo show. Qui il classico angolo, proprio stile americano con hot dog, panini, nachos, patatine, birre a go-go, ovviamente, come se non ci fosse un domani. Qua c'è la fila per mangiare. Birrozzi alle mani, alla mano, e si va verso il settore. Raga, dietro di me vedete anche degli agenti delle forze dell'ordine. Io sto praticamente all'ultimo piano, quindi l'anello laterale, la curva, è diviso, diciamo, in non so se due o tre livelli. Adesso vedrò e capirò, però sto, diciamo, livello più alto. Io ho fatto capire, insomma, che avrei voluto vedere la partita nel settore comunque più caldo, dove c'era del tifo. Mi hanno detto che c'è, poi non lo so, adesso vedremo, però siamo comunque un settore popolare. Raga, manca poco, qui ennesimo angolo dove si mangia. Ecco, 402. Questo dovrebbe essere il nostro varco. Raga, eccomi, il palazzetto è strapieno. Qui c'è la curva. Ecco la lettura delle formazioni. C'è la curva. Der erste Sturm, der heißt bei die 22, Tobi. Der Center der ersten Reihe.
trofeo anche da voi Spears. I speak! Thank you.
kurzes Spiel gemutet, da wird unser erster Ausschau in der neuen Spielstand 1-2 Torschüsse mit der Nummer 20 Justin Scott, die Vorwahl von der Nummer 6 Mark Atomi und der 92 Marcel Brandt.
Amici sportivi, la partita è giunta al termine. Gli Orsi di Berlino hanno conquistato la vittoria e proseguono il loro cammino verso i playoff. È stata davvero un'esperienza bellissima. Adesso c'è tanta gente, ovviamente c'è il deflusso, l'uscita dal palazzetto, un'arena spettacolare e insomma davvero è stato bellissimo. Non avevo mai partecipato a una partita di hockey, sembrava di stare negli Stati Uniti, stupendo, e soprattutto non avrei mai immaginato di vedere una curva così combattiva, così caliente, con un tifo così caldo e continuo. Quindi davvero un'esperienza bellissima. Qualora vi fosse piaciuto questo video, vi invito a mettere un like, a iscrivervi al canale e ne vedremo delle belle. Ci saranno tantissimi altri video di curve, di stadi, di palazzetti, di manifestazioni sportive, di cibo, di viaggi. Insomma, davvero non potete perdervi i prossimi video. Quindi vi auguro un buon proseguimento e mi raccomando, seguiteci e iscrivetevi al canale. Ciao!